Palermo nel 1979. All'aeroporto di Punta Raisi viene ritrovata una valigetta. Si è persa. Dentro non c'è biancheria, non ci sono documenti, ma ci sono $500,000, che è curioso come valigetta dispersa. L'aeroporto si trova di tutto, in questo caso vengono trovati $500,000. In quegli stessi giorni, nella cassa di risparmio locale, qualcuno ne ha depositati altri 300,000. Curioso anche questo, no? Questo fiume di dollari nella Palermo di fine anni 70. Fatti che apparentemente potremmo anche considerare non collegati, non necessariamente collegati. Qualcuno invece il collegamento vuole vedercelo. Questo qualcuno è un funzionario, non di banca, ma funzionario di polizia, del quale forse avete sentito parlare, Boris Giuliano. Boris Giuliano è il capo della squadra mobile di Palermo nel 1979 ed è uno di quegli inquirenti, uno di quegli investigatori che ha occhio lungo. Per esempio, ha capito che qualcosa nella mafia siciliana si sta muovendo, che ci sono delle nuove leve. C'è un certo Totò Riina che in quel periodo non è un personaggio particolarmente importante, però sta facendo strada e probabilmente ne farà anche di più. In quel periodo la mafia siciliana è governata da un clan che fanno capo a un signore che si chiama Stefano Bontago, che ha diciamo, delle modalità di leadership criminale completamente diversa da quella dei corleonesi. È una modalità molto più soft, mentre appunto i corleonesi si caratterizza invece per un'attenzione molto più significativa al ruolo militare, alla forza, a una leadership molto più forte. Boris Giuliano sta seguendo questa evoluzione. Giuliano un'altra cosa segue il denaro. Ha capito l'importanza di seguire quello che succede nell'economia, quello che succede nella finanza, per capire quanto effettivamente l'illegalità si possa sviluppare nel suo territorio. L'illegalità non può nemmeno parlare di mafia, perché siamo nel 1979 e non c'è ancora la legislazione antimafia. Arriverà nel 1982. Però insomma, soggetti criminali, lui indaga. E visto che c'è questo, ci sono questi $300,000 depositati lì, lui decide di andare in banca, che è un posto nel quale normalmente l'inquirente non va, perché in banca in genere non si trovano cadaveri, non si fanno sparatorie, al di là delle rapine, che però già a fine anni 70 non sono più, insomma è finita la rapina alla Zasca, che tra l'altro però è nel territorio del paese, quindi insomma non si capisce per quale motivo l'inquirente debba andare in banca per cercare l'illegalità, e lui invece decide di andare proprio lì. Andare in banca e di chiedere al direttore, che si chiamava Francesco, insomma, al direttore della filiale, notizie di questi $300,000, insomma, chi è questo fenomeno che ha depositato i soldi? E il direttore della banca dice, ma francamente si chiama Giglio, signor Giglio, vabbè, e poi? Non so, ha depositati, io li ho presi, giustamente, insomma, mica poco. È curioso, no? Io ho cominciato a dire che c'è l'adeguata verifica della clientela, domande, ma siamo nel 1979, non c'è una normativa che richiede l'adeguata verifica della clientela. Quel direttore di banca, tutto sommato, era anche autorizzato a rispondere così, era ragionevole che rispondesse così. Non c'erano tutto un insieme di regole, di procedure da seguire, era molto più soft, diciamo, la cosa. E allora in realtà che poi Giuliano non resta che rispondere, allora guarda, se si ripresenta faccia sapere, che sarebbe interessante insomma capirne di più di questi soldi. Effettivamente non c'era quella procedura. Il reato di riciclaggio dei proventi illeciti in effetti nemmeno. O meglio, c'era un'altra cosa. L'articolo nel codice penale c'era, sì, 648 bis del codice penale, ma non si chiamava riciclaggio dei proventi illeciti, si chiamava sostituzione di
denaro proveniente da rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione. Praticamente, se uno commetteva uno di questi tre reati e poi cercava appunto di lavare il denaro, poteva essere perseguito solo per uno di questi tre reati. Il reato era stato fatto l'anno prima, era stato creato l'anno prima, nel 1978. 21 marzo 1978. Suona qualcosa? Vi viene in mente qualcosa? Com'è? Esatto. Marzo 1978 è il periodo in cui viene sequestrato l'automobile. Questo 21 marzo 1978 è la data in cui è stato emanato il decreto, 5 giorni dopo il rapimento, appena nato il nuovo governo, diciamo, di emergenza nazionale sostanzialmente, e quel decreto era il decreto che, diciamo, il decreto emergenziale, provvedimenti di emergenza per la lotta al terrorismo. A proposito di corsi e ricorsi storici. Sì, sì, esatto, esatto. Provvedimento che appunto introduceva varie misure, anche questa cosa qui. Nasceva la lotta al riciclaggio dei proventi illeciti, però in materia di lotta al terrorismo, infatti, si parlava di sequestro di persona perché si pensava appunto alla possibilità di un riscatto. Poi la cosa, naturalmente, come sappiamo, andò molto, molto diversamente, però come ipotesi c'era anche questa. Quindi nasceva così. Come abbiamo detto, in realtà di acqua sotto i ponti ne è passata molta. E effettivamente, ecco, Boris Giuliano non ha potuto capire, sapere chi fosse il signor Giglio. Però la domanda resta, perché il tema del signor Giglio comunque c'è. Ne sono venuti fuori molti di signor Giglio. Il riciclaggio dei proventi illeciti è un tema che ci portiamo dietro, soprattutto negli anni della crisi finanziaria. Ha rappresentato un tema da guardare con molta attenzione. C'è un famoso articolo di Roberto Saviano, si può ritrovare in internet molto facilmente, venne pubblicato nel 2013, nel 2012 venne pubblicato sul New York Times, poi venne ripreso da Repubblica, tradotto, quindi lo si trova anche tradotto. Si intitolava "Perché i boss non fanno crack?". Il fatto che durante la crisi finanziaria il problema che hanno avuto le banche, sappiamo, una profonda crisi di liquidità, un sistema economico completamente finanziario completamente fermo, le banche in crisi di liquidità molto spesso hanno avuto come unica risorsa il denaro che veniva riciclato dai grandi traffici internazionali di stupefacenti. Universitari, studiosi dell'Università di Bogotà hanno calcolato che oltre il 97% dei proventi del traffico di droga fosse stato riciclato attraverso i circuiti finanziari. E ci sono state infatti anche moltissime cause, diversi istituti di credito hanno dovuto anche, diciamo, patteggiare sanzioni. E c'è stata una grande attenzione, diciamo, rispetto a questo tema, appunto perché una grande quantità di denaro è stata messa in questo ambito, diciamo, attraverso i circuiti. L'Italia in questo contesto come si inserisce? Beh, noi possiamo dire questo, che proprio per le ragioni che spiegavamo prima, la legislazione antiriciclaggio, le leggi del nostro paese di prevenzione del riciclaggio sono tra le più avanzate, tra le più evolute sicuramente, anche se hanno sempre avuto un po' di pecche, bisogna dire. La più famosa l'abbiamo avuta fino a dicembre del 2014, si chiama, perché il reato comunque esiste, autoriciclaggio. La cosa funziona così. Prima che in Italia si intervenisse, appunto nel 2014 è stato inserito il reato di autoriciclaggio. Cosa succede? Che in teoria per fare il riciclaggio bisogna che, per esempio, io commetta un reato e chieda, per esempio, ad Antonio di riciclare i soldi che io ho ottenuto illecitamente. Allora, se poi veniamo presi da qualcuno veniamo presi dalle forze d'ordine, dai magistrati, io verrò accusato, che ne so, per il reato traffico di stupefacenti, ma lui per avermi riciclato il denaro. E una volta si diceva, se invece tu, che hai commesso il reato, si chiama reato presupposto, reato principale, ti ricicli da solo i soldi, perché magari hai le capacità, hai le competenze, che è una cosa che sempre più spesso
veterinari di avere da soli le capacità e le competenze per riciclare il denaro senza doversi rivolgere ai veterinari. È un po' come se tu stessi facendo sempre la stessa cosa, tu hai commesso il reato e tu chiaramente ti dici i soldi. Quindi, visto che nel diritto c'è un principio che si chiama ne bis in idem, per cui non si può accusare una persona due volte dello stesso reato, io dico che commettere un reato, riciclarsi i soldi, è lo stesso reato, perciò non ti accuso di autoriciclaggio, ti accuso direttamente per quello che hai fatto. Il fatto che ti sei riciclato da solo i soldi è solo una conseguenza del fatto che hai commesso il reato. Questa cosa era un pochino tirata per i capelli, tant'è vero che erano anni che ci dicevano guardate che Italia, dovete intervenire, ci vuole una legge, bisogna che facciate il reato di autoriciclaggio, c'è la mezza Europa, persino il Vaticano ha introdotto il reato di autoriciclaggio prima di noi, insomma sarebbe il caso di 2014, a dicembre del 2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio. Quindi adesso l'Italia si è dotata. Ora io so che può sembrare una cosa noiosa, però vorrei, se mi permettete, io vorrei andare a dirvi di che si tratta, se vogliamo, perché può essere utile per capire, un attimo, perché ci sono dei punti, ci serve magari per capire bene di che cosa parliamo. ter.1. Allora, diciamo anzitutto che la pena va da 2 a 8 anni e come multa da 5.000 a 25.000 euro. 5.000 a 25.000 euro è la stessa sanzione prevista anche per il reato di riciclaggio dei proventi illeciti. Comunque, cosa si dice? Che tutto questo, insomma, si applica a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, attenzione, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto. Ma impiega, sostituisce, trasferisce, ma deve fare una sola di queste operazioni o le deve fare tutte e tre? Si applica la sanzione. Non sono punibili, continua poi l'articolo, le condotte per cui il denaro, il bene e l'utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Quindi vuol dire che per esserci reato di autoriciclaggio bisogna che tu utilizzi questi soldi non per il tuo godimento personale, per un tuo, ma tu le vada a rimettere nell'economia. Quindi bisogna che ci sia un'ulteriore attività, invece, insomma, si ritiene che se tu appunto ricicli da solo i soldi solo per il tuo godimento personale non si può parlare di autoriciclaggio. Anche questa è una cosa un po' strana, cioè perché io per forza fare un'attività speculativa, finanziaria, no. E poi c'è anche da dire che si prevede una sanzione più bassa. Si applica la pena da 1 a 4 anni e da 2.500 a 12.500 euro se il denaro o i beni e le utilità provengono da un delitto per cui c'è la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Piccolo problema, per i reati che hanno una sanzione fino al massimo 5 anni non si possono fare le intercettazioni, quindi ci sono tutta una serie di reati che diventa più difficile andare a perseguire fare le intercettazioni. Ho voluto fare questa piccola analisi perché se uno legge l'articolo come l'ho letto io la prima volta sembra perfetto, poi in realtà andando a vedere bene si scopre che c'è qualcosina da aggiustare. A cosa del godimento personale, ma chiaramente andrebbe chiaramente rivista. Bisognerebbe fare un attimino un discorso sulle sanzioni e appunto bisognerebbe poi chiarire meglio. Le sanzioni sono indipendenti dal volume di soldi riciclati, la sanzione massima che te fai 100.000 euro o 1 miliardo di euro uguale? La sanzione è da 5.000 a 25.000 euro. È indipendente, 5.000 a 25.000 euro. Anche qui? In effetti bisogna discutere.
discuterne, perché pensiamo per esempio a quello che accade negli altri paesi. Adesso qui dicevo, c'è una pena massima che è 8 anni. In Francia, per dire, la pena detentiva massima per riciclaggio è 5 anni, però la sanzione pecuniaria è 375.000 euro, cioè suona già diversamente. Però pensate, io devo riciclare, che ne so, 1 milione di euro, so che rischio già una sanzione che è più di un terzo, considerando anche il fatto che il riciclaggio, eh sì, poi uno può discutere quanto possa essere più o meno adeguato. Io penso che ti va a riciclare dei soldi nel riciclare, che se poi 370.000 euro lo prendi la mancia. Poi, non mi sembra questo il problema. Poi naturalmente possiamo dire quello che preferiamo, io tra 50.000 e 375.000, poi bisogna anche dire appunto che per i casi più gravi subentra appunto anche la reclusione. Poi naturalmente se c'è un'attività di riciclaggio connessa a un reato di mafia si entra nella legislazione antimafia, quindi la sanzione diventa anche sanzionatoria molto più ampia. Però ecco, per dire, ci sono delle cose che sicuramente bisogna andare a sistemare. Posso fare una domanda? Sì. Cioè, può interagire? No, è certo, assolutamente. No, volevo dire questo. Lei finora ha parlato delle infiltrazioni, diciamo, della mafia, prevalentemente, diciamo, della criminalità organizzata in senso più ampio nella economia legale. Quindi, diciamo così, fino a questo momento ha trattato l'argomento come se si trattasse di episodi, per quanto importanti, per quanto significativi, di un mondo che è quello del crimine, che in qualche misura, grazie a persone compiacenti all'interno del sistema finanziario, legale e ufficiale, realizza il riciclaggio o comunque in qualche modo infiltra la finanza in questo modo. Le chiedo e mi chiedo, si potrebbe affrontare questo aspetto dell'economia criminale da un altro punto di vista, e cioè, come dimostrano anche studi importanti, che l'economia, diciamo, le elite, le classi dirigenti criminali, finanziarie e in parte politiche, parlo a un certo livello ovviamente, siano fortemente contigue, siano fortemente legate, quindi che non siano episodi del mafioso che riesce a imbattere per il denaro. Lì ho visto nella locandina che si parla anche di paradisi fiscali, che sono la patria, sono, diciamo, il paradiso dei riciclatori. I paradisi fiscali sono luoghi, ad esempio, che la maggior parte dei quali, i più importanti, quelli più protetti, quelli che sono accessibili solamente ai grandi criminali finanziari, sono quasi tutti dipendenze di colonie della Corona Britannica, ad esempio. Pensiamo ai più famosi paradisi fiscali, sono tutti soggetti satelliti del mondo anglosassone. La stessa City, notoriamente, è un luogo che gode di territorialità e di una serie di guarentigie che le consentono di essere un luogo, questo testimoniano studi, tra cui anche Roberto Saviano nel suo libro 000 sulla cocaina. Cita anche la quantità di denaro che confluisce ad esempio una City, che è la capitale finanziaria internazionale. Pensiamo a Hong Kong, pensiamo a Singapore, pensiamo alle Cayman, dove il governatore viene nominato non dalle elezioni ma dalla regina. Non so se lo sapete, il governatore delle Cayman è nominato formalmente dalla regina d'Inghilterra, che chiaramente ratifica le decisioni del governo inglese. Allora, se i luoghi deputati principalmente nel mondo per ospitare denaro riciclato sono stati, e sono stati che fanno riferimento al mondo occidentale, per un anglosassone in particolare, come facciamo a limitare l'analisi a infiltrazioni della malavita all'interno di istituti bancari dove gli portano non il denaro, c'è il funzionario, il direttore? Cioè, qui mi pare che sia tutto un sistema, diciamo così, di un'oligarchia economica, finanziaria e politica che è essa stessa, cioè coincide, si sovrappone molto spesso con la criminalità. Ognuno ha i propri ruoli, ognuno segue le proprie logiche, ma poi c'è un mondo che si parla, che tratta. Le prime citava un periodo storico, Rapimento Moro, Andreotti, che noi tendiamo alle volte, non tutti,
però molti italiani tendono a identificare come il male in politica, ma in realtà è semplicemente il campione di un modo di intendere la politica. Era uno che, ad esempio, quando Sindona fece uccidere Ambrosoli, disse uno che se l'era andato a cercare, disse in un'intervista televisiva. La corrente androttiana in Sicilia, sappiamo, alcuni degli elementi che erano. Quindi voglio dire che lui è stato, diciamo, uno dei dominus della Seconda Repubblica in questo paese. Quindi ho fatto due esempi: il mondo anglosassone con il sistema dei paradisi fiscali, l'Italia con uno dei suoi massimi esponenti che ha dominato la scena politica italiana e internazionale per 50 anni e uno che diceva queste cose, allora forse dovremmo allargare il ragionamento. Faccio un'altra parentesi: quando lei ha parlato dell'intervista di Grasso, no? Il quale porta questo aneddoto di questo, dice: ma quello si è rivolto a me, quando non si rivolgerà anche a me. Mi sembra veramente questo aneddoto di Grasso estremamente riduttivo, che in realtà noi sappiamo che la mafia non ha solamente questo aspetto verso il territorio, ma anche un aspetto politico di controllo del territorio, e che è servita per mantenere e per gestire un territorio anche per conto di potenze straniere. Ha fatto dei servizi, vogliamo cominciare da Portella della Ginestra, vogliamo cominciare con l'omicidio Morte, con l'omicidio di Mattei. Quindi la mafia ha degli addentellati con stati che gli garantisce un territorio, delle basi militari, quindi non ha solamente questo controllo del territorio su quello che è il territorio del lavoro, è qualcosa di più alto. Molti di voi avranno seguito, perché penso che l'avete seguito, quando è venuto Borsellino a Fano. Borsellino a Fano ha detto testualmente